Allora, Pitti Filati al Via, grande appuntamento dedicato ai filati a Firenze, un appuntamento tradizionale. Siamo con l'amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, col quale commentiamo questa edizione che arriva in un momento delicato per il settore dei filati, con dei dati non positivi, ma un settore che proprio qui alla Fortezza d'Abbasso dimostra comunque tutta la sua vitalità. Assolutamente sì, apre questa edizione del Pitti Filati per le collezioni autunno-inverno 2014 in una fase congiunturale molto complessa. Abbiamo avuto 2 anni di grande espansione, soprattutto sull'export, che invece nel 2012 si sono rallentati. È anche diminuito l'import, segno di una contrazione dei consumi che sappiamo bene interessare oggi l'Italia e l'Europa in generale. Tuttavia, leggendo con un po' più attenzione i numeri, si vedono anche delle buone notizie. In particolare è aumentato l'export verso, per esempio, la Francia, quindi quei mercati dove l'alto di gamma, la creatività, la ricerca che il nostro paese fa evidentemente continuano a essere ricettivi e importanti. Il Pitti Filati quest'anno quindi è un po' la cartina di tornasole di quello che può il nostro settore continuare a offrire ai mercati internazionali, dove il Made in Italy sta puntando sempre di più sulla fascia alta. Ecco, possiamo dire che comunque, crisi o non crisi, Pitti Filati è sempre l'appuntamento centrale, è l'appuntamento chiave per capire la stagione del settore. È indispensabile, ed è indispensabile come appuntamento non solo per chi produce maglieria, visto che qui soprattutto ci rivolgiamo ai maglifici, ma anche per gli altri settori della moda, perché qui si decidono i colori appunto della stagione autunno-inverno 2014, si decidono le scelte stilistiche che poi vedremo nei nostri negozi e nei negozi internazionali fra oltre 12 mesi. Inoltre, ed è molto interessante, al Pitti Immagine Filati partecipano industrie come l'automotive più che l'occhialeria, che qui vengono a cercare i colori, le tendenze, perché è l'unico luogo in Italia dove si fa una vera attività di ricerca con appunto l'area ricerche affidata a Angelo Figus e Nicola Miller.